Ok, vediamo se riusciamo a comunicare con qualcuno. Per favore, vattene. Si comincia bene. Perché me ne devo andare? Sono appena arrivato. Perché? Cosa ti ho fatto? Io non sono un cattivo, io non ti voglio far male, io voglio soltanto ricordare il vostro sacrificio che avete fatto per tutti noi. Io mi chiamo Luca, lei è Cristina. Noi non siamo. Noi siamo in pace. Noi siamo in pace, non siamo dell'SS noi. So che ci sei. Noi vogliamo sapere come state, quanti siete. Ci dite per favore quanti siete? Io sono Luca, con te chi sei? Come ti chiami? Solo per te. Ok, grazie. Come ti ho detto, noi non siamo cattivi, noi siamo buoni. Noi vogliamo soltanto ricordarvi, vogliamo far sapere che state bene. Sappiamo che siete stati trucidati dai nazisti, dalle SS e dai fascisti. Quindi, vedete? Sentito? Ah, non so se l'ho ripreso. Ora l'ascolto. Allora, abbiamo ascoltato, che abbiamo sentito che c'è stato un rumore, come una voce, come Come dire. sono morto? Sì, vogliamo sapere come sei No, no, lei ha una morto. domanda, ci ha fatto la domanda, come sono morto? Sei morto, ti hanno trucidato i fascisti, le SS, insieme ai nazisti nel 1944, adesso siamo nel 2023. Se per favore ci puoi dire chi sei, come ti chiami, so che ci sei perché vedo che ci dai un pochino di segnale, quindi non è neanche debolissimo fra le altre cose e non è neanche portato dallo strumento che abbiamo noi, perché a volte c'è, a volte non c'è. Se fosse lo strumento che abbiamo in mano noi, ci sarebbe sempre, giusto? Quindi, dici chi sei per piacere? Come ti chiami? Ripeto, noi siamo buoni e vogliamo sapere solo come stai. Se ci puoi dare un segno, qualcosa, fai cadere il K2, che è quello strumento che stai facendo illuminare. Se sei qui presente con noi, toccalo e fallo cadere. Così sappiamo che sei qui con Più noi. forte. Sì, lo devi spingere più forte perché non l'hai toccato. È più debole, è debole il segnale, non ce la fai, non hai la forza. Però per favore ci dici per piacere chi sei, come ti chiami? Come ti chiami? Io sono Luca e lei è Cristina. Cerca di tornare qui con noi. Noi stiamo aspettando, ti stiamo aspettando. Gioca con me. A cosa vuoi giocare? Facci cadere il K2, giochiamo con il K2. Anzi, facciamo un'altra cosa, guarda. Cerchiamo un sassetto, Cristina, vediamo un po' se riusciamo. Che piccoletto, anche un legnetto. Vediamo se riusciamo a giocare in maniera più semplice. Ok. Vedi se ce la fai a
a far cadere quel legnetto che abbiamo messo davanti allo spirit box, scusami, davanti al K2. Carmine, ti chiami Carmine? E adesso andiamo a vedere se c'era un Carmine. Allora, hai detto di chiamarti Carmine, però non sei stato ucciso nella strage nazista. Forse è fratello di qualcuno che sei in vita. Può darsi. Carmine è tuo fratello. Cantare. Cantare. Vuoi cantare? Io non posso cantare, sono stonato. Non sarà, sarà meglio di no. Ah, forse il canto degli uccellini. Devi cantare degli uccellini? È tuo. Quello lì sì è mio. Ce la fai a spostare il legnetto oppure far cadere il K2? Okay. Carmine, sei sempre qui con noi? Sei sempre Carmine? Adesso il segnale è forte. Allora, mentre stavamo aspettando di ripartire con la registrazione, ci hai dato come indicazione come guardaroba. Però bisogna che tu sia un pochino più preciso, perché so che le domande, le risposte ci arrivano un po' in ritardo, e non a, volte, a volte arrivano in ritardo. Perché c'ha da lavorare, insomma, la macchinetta, quindi non è sempre preciso. Io ti rifaccio di nuovo la domanda: sei sempre qui con noi Carmine? Cioè, o meglio, sei Carmine o sei qualcun altro? C'è qualcuno qui con noi? Whisky. Whisky, ti ci andrebbe un po' di whisky e io non ti posso accontentare in questo caso. Per favore, mi dici, cerchi di spostare il K2, di farlo cadere, o il legnettino. Anzi, guarda, il legnettino, facciamo una cosa, lo metto qua, che è più semplice muoverlo, ma in maniera che se vuoi farlo cadere basta che tu lo tocchi da un lato e lo fai cadere. È più facile, è meno, ci vuole meno energia per farlo cadere. Quindi ci sei? Carmine? Livia Gereschi, sei qui con noi? Ma forse Carmine era il compagno di Livia. Non lo so, Livia Gereschi è morta giovane, aveva 34 anni quando. Vediamo un po'. Livia Gereschi, sei qua con noi? Se sei qua con noi, fai illuminare il K2 per piacere. No. C'è qualcuno qui con noi? Puoi segnare sciarpettino. Appena, sì. Cosa possiamo fare per aiutarvi? Possiamo fare qualcosa? Segnale sparito completamente. No, rieccolo un pochino. Possiamo fare qualcosa per voi? Come possiamo aiutarti? Assoluto. Probabilmente siamo gli unici che dopo 60 anni siamo venuti qua. Satanico. Ah, c'è, vedi? Stato un rito satanico qua. Ecco quel cucchiaio che abbiamo visto prima. C'è stato un rito satanico qua. Noi non siamo cattivi, noi non siamo venuti per fare un rito satanico. Noi siamo venuti per aiutarvi.
Se avete qualcosa da dire dopo 60 anni, 70 anni, e manco 80. 44 ad oggi. 44, 80 anni. È successo 80 anni fa questo orrore che vi è successo. Puoi dirmi qualcosa di quel giorno? Cos'è successo di preciso? No? Sono cose brutte. Voglio. Cioè, quindi vuoi raccontarci? Cerca di dirci qualcosa per com'è successo. Adesso qualcosa c'è. Ripeto, noi siamo qua per aiutarti. Quindi se possiamo fare qualcosa per aiutarti, diccelo. Poi abbiamo il ritardo del generatore fonetico, quindi non è che è immediata la cosa. Per favore. Ho detto per favore, guarda come scherzato. Sì, ho visto. Cioè non vuoi ricordare, preferisci di no? Scemo. Grazie. Mi offendono sempre. Ieri l'hai trovato idiota, ora è scemo. Ma è un ragazzo bravo, perché è scemo, poverino, non ha mica fatto niente. Bugiardo! No! Perché sono bugiardo? Non è bugiardo, è un bravo ragazzo. Io sono... Tommaso. L'ho visto scritto un Tommaso prima. Sì. Sì. Adesso andiamo a vedere, eh? Adesso rimango qua perché vedo che qui l'attività è molto alta. Lavoro. Ok. Mi fa un piacere. Mi prendi il K2? Lo portiamo qua che c'è più segnale qui. Vediamo un po'. Vedi? Come detto, qui c'è più segnale, vedete, rispetto all'altare, molto più segnale. Quindi, chi c'è qui con noi? Prima ha detto Tom, poi avevi detto Carmine, però... Acqua. Tra i caduti non c'è né Tom, né Tommaso, né Carmine. Forse sono figli. Sono figli, nipoti, chi sono? Ah, sei mutato di nuovo. Se me lo faccio apposta. Adesso ritorno sull'altro attrezzo, sull'altro strumento con la metafonia. Prenderà anche qualche onda radio, però qualche voce prima l'abbiamo sentita.